Il principe Harry non è importante o rilevante negli Stati Uniti rispetto al Regno Unito dopo che sono state condivise così poche foto di lui al Super Bowl all'inizio di questo mese, ha affermato un commentatore. Il duca di Sussex, 37 anni, è stato raggiunto da sua cugina, la principessa Eugenie, 31 anni, in California all'inizio di questo mese mentre la coppia ha partecipato insieme al Super Bowl costellato di stelle. I cugini reali si sono seduti insieme in un palco privato al SoFi Stadium di Los Angeles per l'evento sportivo. Il Super Bowl 2022 è stato un evento costellato di stelle con la partecipazione di molte celebrità. Ben Affleck, Jennifer Lopez e Dwayne The Rock Johnson erano tra questi. Anche Will Ferrell e Ryan Reynolds hanno fatto il tifo per le squadre durante la partita, secondo i post sui social media. Altri volti internazionali famosi al Super Bowl includevano la cantante Rita Ora e il suo ragazzo, il regista Taika Waititi. Molte celebrità sono state fotografate, ma sono circolate solo alcune foto del principe Harry e di sua cugina Eugenia. Uno scatto della coppia è stato condiviso tramite la pagina Twitter della NFL, insieme alla didascalia il principe Harry e la principessa Eugenia nella casa di Cancelletto SBLVI. Punto punto. Uno scatto simile da un'angolazione diversa è stato condiviso dalla NBC. Un altro ha mostrato Harry al fianco del comico Cedric the Entertainer dall'interno dello spogliatoio dei LA Rams, che hanno battuto i Cincinnati Bengals 23-20. La fotografia mostra il comico e Harry che si tengono per mano, mentre altri invitati si mescolano sullo sfondo. L'esperta di linguaggio del corpo, la dot.sa. Lillian Glass ha analizzato le foto del duca durante l'evento affermando che entrambi sembravano confusi mentre guardavano la partita. Il dottor Glass afferma anche che era strano che Eugenie avesse partecipato all'evento al contrario della moglie di Harry, Meghan Markle, 40 anni, un'impresa dimostrata dal loro linguaggio del corpo.